Buonasera a tutti, gentili telespettatori. Siamo qui in diretta dalla chiesa matrice di Casarano. Questa chiesa oggi è gremita di gente, oltre 400 persone all'interno, ma tante all'esterno aspettano l'arrivo di un cittadino casaranese veramente importante. Insomma, potremmo dire in questi giorni, Monsignor Angelo De Donatis, che è la persona, insomma, che in questo momento si sta attendendo per il pontificale qui all'interno della chiesa matrice di Casarano. Questo momento così importante perché è la prima messa proprio da vescovo che celebra all'interno di questa città, la sua città nativa, appunto Casarano. Monsignor Angelo De Donatis, una persona che è cresciuta, quindi la sua infanzia all'interno della città salentina e che da tanti anni risiede a Roma perché ha un incarico importante dato proprio da Papa Francesco, tra l'altro negli ultimi anni, all'interno della stessa comunità romana. Ma quello che è importante, che si è distinto, potremmo dire anche negli ultimi mesi, Monsignor Angelo De Donatis, nominato vescovo, sappiamo da poco, tra l'altro consacrato vescovo il 9 di novembre proprio di quest'anno, quindi solo qualche giorno fa, e che insomma si è reso un po' noto, ecco, all'interno del mondo della cristianità, dei cristiani della Chiesa cattolica, proprio all'interno di un momento di esercizi spirituali che è avvenuto durante la Quaresima, della scorsa Quaresima, proprio per Papa Francesco. Papa Francesco ha partecipato, organizzato questi esercizi spirituali nei pressi di Roma, da Riccia, quindi anche questi momenti così importanti, ha scelto proprio come padre, potremmo dire, per la meditazione all'interno di questi esercizi spirituali proprio Monsignor Angelo De Donatis, che quindi ha prestato proprio la sua conoscenza in campo della fede a Papa Francesco, che così ha poi tra l'altro deciso di nominarlo vescovo nel mese già di settembre. Adesso nel mese di novembre è stato consacrato vescovo ausiliare di Roma, tra l'altro poi con sede a Mottola, in provincia di Taranto. Non è sede vescovile, ma sappiamo che i vescovi ausiliari hanno poi questa particolare nomina all'interno di una vecchia diocesi. Mottola era sede precedentemente proprio di una diocesi. All'interno della chiesa matrice, qui stiamo anche vedendo le immagini in questo momento, ci troviamo proprio per un motivo fondamentale. Il vescovo della diocesi di Nardò e Gallipoli, Monsignor Fernando Filograna, ha voluto fortemente che questa celebrazione, qui all'interno della chiesa matrice di Casarano, ricordiamo siamo in diretta proprio in questo momento, fosse ripresa dalla nostra emittente e fosse trasmessa, perché non è possibile accogliere all'interno della chiesa tutti i fedeli. Oggi ne contiamo almeno 400 presenti fra seduti e persone che stanno in piedi all'interno. La chiesa non ha più posto proprio materiale per riuscire a ospitare ancora, ecco, altre persone. All'esterno però tanti altri attendono, insieme chiaramente al primo cittadino della città, Gianni Stefano, il primo cittadino della città di Casarano, attendono Monsignor Angelo De Donatis, che farà proprio l'ingresso, potremmo dire un ingresso pubblico all'interno della chiesa matrice di Casarano, come proprio significare questo ingresso all'interno della comunità cristiana di questa città. Casarano, ridente cittadina che certamente si è distinta negli anni 70, negli anni 80, anche negli anni 90 per una serie di attività imprenditoriali che l'hanno resa nota in tutto il mondo, nel settore proprio della pelletteria, nel settore delle calzature, nel settore, insomma, ecco, del tac cosiddetto, il tessile, l'abbigliamento del calzaturiero, che era poi il perno centrale dell'economia del Salento fino a poco tempo fa. Oggi Casarano, dopo un forte periodo di crisi, sta cercando proprio una svolta, una ripresa, una nuova realtà. E forse anche questa sera, con questa celebrazione, con questo momento, ecco, così forte della comunità cristiana, vuole ritrovarsi in preghiera anche insieme a Monsignor Angelo De Donatis, insieme a Monsignor Fernando Filograna, il vescovo, ricordiamo, della nostra diocesi, per proprio chiedere, anche attraverso la preghiera, un maggiore impatto, potremmo dire,
della spiritualità su quella che invece è la società civile e quindi anche l'economia, potremmo dire. Di questi giorni proprio un Papa Francesco che ha messo in evidenza come la cristianità ha necessità proprio di ritrovare questa perfetta simbiosi fra spirito e economia, un'economia piuttosto diciamo scarna, potremmo dire che negli ultimi anni è stata fortemente interessata da interessi particolari e che oggi, come sappiamo, sta subendo anche una forte crisi dovuta a quegli eventi tragici che stanno un po', diciamo, segnando, che stanno un po' segnando gli ultimi giorni proprio di questo nostro Occidente, così chiamato, insomma, sarebbe, diciamo, la società che si ritiene in qualche modo sia una società un po' più evoluta, però evidentemente qualcuno non è d'accordo e sta in qualche modo, ecco, terrorizzando, potremmo dire, ecco, proprio il termine giusto è questo, la stessa società. Vediamo, ecco, poi anche tra l'altro la presenza questa sera di tantissimi sacerdoti all'interno della Chiesa Matrice, che ovviamente testimoniano la fratellanza anche della comunità, della diocesi all'interno della stessa Chiesa. Ovviamente i sacerdoti che presiederanno, meglio, concelebreranno insieme al vescovo celebrante, il presidente Monsignor Angelo De Donatis, insieme al vescovo Fernando Filograna, questa celebrazione. Ma prima della celebrazione noi assisteremo proprio a questo momento di un ingresso all'interno della Chiesa, che verrà a momenti, arriverà a momenti appunto Monsignor Angelo De Donatis, si sarà l'accoglienza da parte ovviamente del primo cittadino, Monsignor Dottor Gianni Stefano, che lo accoglierà, insomma, come primo cittadino a nome di Casarano. Il Casarano ancora chiama Monsignor Angelo De Donatis, lo chiama direttamente Don Angelo, Don Angelo che abbiamo proprio veramente una relazione fraterna fra la cittadina di Casarano e lo stesso. È lo stesso. Ecco, tutti i sacerdoti, tra l'altro, anche vedete, vicino, ecco, proprio dietro l'altare, in attesa dell'arrivo del Monsignor Angelo De Donatis, abbiamo anche il vescovo Monsignor Fernando Filograna qui con noi, che tra l'altro, insomma, ha voluto che questa celebrazione fosse in qualche modo anche conosciuta a coloro i quali, eccellenza, sono lontani, no? Chi ci sta seguendo da casa in questo momento, anche, diciamo, il perché siamo qui, perché c'è questa manifestazione, il perché c'è questa celebrazione che viene data in diretta attraverso le nostre telecamere per un cittadino così importante della città di Casarano, della nostra diocesi. Sì, è per noi davvero una grande gioia avere Don Angelo come vescovo, sia perché della nostra diocesi, di questa terra, di Casarano, ma anche per la grande stima che il Papa ha nei suoi confronti. Se lo ha eletto come vescovo ausiliare di Roma perché si prenda cura dei sacerdoti, dei seminaristi, della diocesi di Roma, vuol dire davvero che il Papa ha apprezzato lo spessore della sua spiritualità, della sua cultura. Ecco, noi stasera vogliamo rendere omaggio come diocesi e come città di Casarano. Vogliamo abbracciarlo insieme perché non tutti potevano essere a Roma e augurare davvero a lui un fecondo apostolato. Ci sentiamo dopo. Ed ecco che sta per iniziare questo momento di accoglienza da parte del vescovo nella diocesi, da parte ovviamente del sindaco per quanto riguarda la società stessa civile di Casarano. Con l'applauso vediamo. Un applauso intenso che accoglie Monsignor Angelo De Donatis, Sua Eccellenza Vescovo Ausiliario di Roma, è qui tornato a casa, a Casarano, nella sua città, ed è accolto da tutti, vedete, con una straordinaria accoglienza, potremmo dire, proprio nel senso che viene considerato da tutti ancora. Ricordiamo Don Angelo, conosciuto qui in città per la sua spessore, diceva il vescovo Monsignor Fernando Filograno, uno spessore spirituale non potremmo dire comune all'interno delle nostre comunità e che ha permesso anche allo stesso di diventare il predicatore, potremmo dire, del Papa, con il quale durante gli esercizi spirituali ha proposto le meditazioni a Papa Francesco, voluto dallo stesso Papa Francesco che l'ha voluto vescovo. Ed ecco il saluto forte, un'ovazione.
l'abbraccio della città Monsignor Angelo De Donatis, l'abbraccio della diocesi con Monsignor Fernando Filograna che lo accoglie all'interno della chiesa locale particolare di Nardò Gallipoli qui all'interno di questa straordinaria città, Casarano. Anche Monsignor Gino Luperto, vediamo il vicario, ed ora si apprestano ecco sull'altare per un momento anche importante per poter salutare Ecco un piccolo momento di meditazione per Monsignor Angelo De Donatis all'interno della cappelletta, all'interno qui proprio dietro l'altare dello presbiterio della chiesa. Il saluto ovviamente ai sacerdoti sul presbiterio, ecco, sull'abside potremmo dire di questa meravigliosa chiesa matrice di Casarano. Saluta i sacerdoti, quindi poi seguono il momento anche di un saluto alla cittadinanza. Ecco, ci possiamo accomodare perché adesso il sindaco rivolgerà a nome della città il saluto a Sua Eccellenza. Ed ecco ancora saluta un po' tutti i sacerdoti presenti sull'altare che poi celebreranno. Ecco adesso il sindaco, dottor Gianni Stefano, a nome della cittadinanza pone i saluti a Monsignor Angelo De Donatis. Grazie, buonasera Eccellenza Monsignor De Donatis per la sua presenza qui, un saluto al nostro Vescovo Monsignor Filograna, un saluto a tutto il clero e all'Assemblea. Saluto il collega Sindaco di Mottola e lo ringrazio per la presenza insieme al Presidente del Consiglio, saluto gli altri amministratori delle due città. Eccellenza, per noi stasera è veramente motivo di grande gioia riceverla in questa nostra chiesa madre. È stata una grande gioia, una grande emozione assistere alla sua ordinazione episcopale in San Giovanni in Laterano, ma credo che questo tratto di chiesa che abbiamo percorso insieme sia stato emblematico, guardando i volti delle persone, i volti di tanti nostri concittadini che l'hanno salutata. E l'abbraccio della sua città che l'attendeva, un abbraccio sincero, un abbraccio che vuole essere un senso profondo di amicizia, che porta ad essere più forti e ad essere solidali per essere insieme forti per poter percorrere il cammino che ci attendiamo. La nostra città, Eccellenza, ha avuto il dono, il grande dono da parte del Signore di ricevere un maestro e soprattutto ritengo un testimone che ci potrà aiutare per costruire ponti, per evitare di innalzare muri. Purtroppo in questo momento si parla tanto di muri, vanno di moda i muri e noi dobbiamo sforzarci per costruire ponti. Noi abbiamo come comunità la grande fortuna di avere un nostro concittadino che con frequenza ci viene a visitare, ci viene a trovare, durante l'estate
ci fa anche qualche esercizio spirituale nella grotta del Crocefisso. Chi ha avuto modo di seguirla sa che cosa riesce a dare a chi l'ascolta. Noi stasera siamo in festa, ma è una festa intorno ad un altare per rendere grazie al Signore che ha saputo far diventare un albero grande, un piccolo seme gettato molti anni fa su un terreno fecondo evidentemente. Per questo ringrazio a nome della città di Casarano la famiglia di Don Angelo, che per prima ha saputo portarlo, guidarlo sulla buona strada. Ringrazio i parroci, il primo parroco credo che sia Don Raffaele Martina, che ha saputo cogliere il sentimento che Don Angelo aveva da ragazzino. Quindi noi saremo in cammino insieme a lei, però avremo bisogno delle sue preghiere, avremo bisogno del suo sostegno, avremo bisogno di sentirci sempre di più comunità, perché solo in questo modo possiamo e ci rendiamo conto di essere più forti per affrontare le sfide dei nostri tempi, le sfide che ci attendono, che non sono sicuramente facili. A lei è dato un compito importante in una città come Roma, però sono sicuro che lei non dimenticherà le sue radici, saprà con le ali della fede portare con sé anche le radici della sua comunità, che l'hanno vista nascere, crescere e oggi diventare vescovo. Le saremo sempre vicini e con grande affetto la saluto. A nome di tutti la ringrazio per quello che farà e soprattutto per la sua vicinanza che vorrà accordare a questa nostra comunità. Grazie. Angelo De Donati, siamo in diretta con la televisione, Monsignore, un attimo prima dell'ingresso proprio per anche dire insomma ai telespettatori, dire a coloro i quali ci stanno seguendo da casa, tante persone anziane, tante persone ammalate che magari sono vicine a Casarano anche se non sono di Casarano, un nuovo vescovo che viene a trovare questa città, la sua città, ma tante volte si chiedono cos'è cambiato rispetto al passato da donna Angelo a Monsignor Angelo De Donatis. Sicuramente un cambiamento interiore molto forte, perché il sacramento ricevuto ha portato una grazia straordinaria e spero di poter rispondere a quello che il Papa mi ha chiesto, essere testimone della misericordia di Dio. E quindi questa sera vi porto nel cuore, vi porto nella celebrazione qui dell'Eucarestia, siete tutti presenti, vi benedico e vi invito veramente a non dubitare mai della misericordia e dell'amore di Dio Padre. Ecco, grazie allora Monsignor Angelo De Donatis, che sappiamo adesso dovrà andare a presiedere la celebrazione. Grazie, abbiamo il sindaco Gianni Stefano, abbiamo sentito il saluto in diretta insomma a tutta la cittadinanza, una forte emozione provata all'ingresso con un applauso, un'ovazione rivolta a questo grande vescovo, la città di Casarano che si riunisce questa sera qui per pregare anche insieme al nuovo vescovo della città, anche se non fa parte della nostra diocesi, per una città che ha fortemente bisogno di ritrovare una spiritualità. Certo, come ho già avuto modo di dire in precedenza, stasera è la festa di una comunità intera, è la festa di accoglienza e un abbraccio che diamo a Don Angelo De Donatis, ordinato vescovo da qualche giorno da Sua Santità Francesco. È un traguardo importante per la nostra comunità che vede un suo componente diventare membro importante della Chiesa e soprattutto con un grande ruolo e con un
in un impegno chiesto dal Santo Padre, perché mi piace ricordare che Don Angelo, quando ancora da parroco è stato chiamato a fare gli esercizi spirituali a Sua Santità Francesco in tempo di Quaresima, già da allora credo che il Santo Padre ha avuto modo di conoscere lo spessore di Don Angelo, e stasera nell'intera città, l'intera comunità che si stringe intorno per dare questo abbraccio veramente fraterno e pieno di amore. Grazie allora al Sindaco, grazie ancora per la testimonianza anche di fede qui all'interno della Chiesa Madre di Casarano, e buona celebrazione. Noi, ecco, continuiamo con questa diretta perché proprio si sta vestendo Monsignor Angelo De Donatis, questo pontificale, ricordiamo questa prima celebrazione da Vescovo all'interno della Chiesa Madre di Casarano, gremita questa sera all'inverosimile, e quindi anche voi che ci seguite da casa in questo momento, in questa testimonianza importante di una comunità che si ritrova, insomma, una chiesa che tante volte ha difficoltà nel nostro territorio, tante volte trova proprio una lontananza a volte dell'assemblea nei confronti di quella che un po' viene chiamata la classe dei sacerdoti. Non è così, insomma, da sera ci siamo resi conto che c'è davvero una vicinanza incredibile fra la città di Casarano, i propri sacerdoti e un sacerdote in particolare che nasce qui a Casarano 61 anni fa, che ha voluto fortemente essere presente in questa città per celebrare la sua prima messa da vescovo, primo pontificale all'interno proprio della città di Casarano. Lui, vescovo ausiliario di Roma, lui potremmo dire, insomma, uno degli strumenti che il Papa usa all'interno della comunità. Da vescovo di Roma, Papa Francesco ha bisogno degli ausiliari, cioè delle persone con le quali poi gestiranno le varie parti della stessa città e che ovviamente hanno il compito di gestire la grande città di Roma, che sappiamo proprio a giorni inizierà un anno straordinario, quello dell'anno santo, l'anno della misericordia, l'anno del giubileo, quindi tante attenzioni. Immaginiamo allora il compito importante di Monsignor Angelo De Donatis all'interno della città di Roma proprio in questo periodo. Noi allora attendiamo anche che sia pronta con la processione per l'ingresso in chiesa, che avverrà dall'entrata principale, avverrà ovviamente dal portone principale, con tutti i sacerdoti che concelebreranno questa sera questa bellissima manifestazione. Tra l'altro, non a caso, potremmo dire proprio con un forte segno di cristianità, cade nella festività di Cristo Re all'interno della Chiesa. Oggi chiusura dell'anno liturgico, inizio contestuale del nuovo anno liturgico, la prossima settimana inizia il periodo di attesa del Natale, che è quello poi dell'Avvento. Monsignor Angelo De Donatis si pone proprio in questo momento in questa comunità, proprio per iniziare un nuovo momento. L'invito ovviamente che si fa soprattutto da parte dei sacerdoti, dei volontari, dei ministri della Chiesa, ovviamente al maggiore coinvolgimento dei giovani all'interno di questo anno della misericordia. Ed ecco, i sacerdoti, vediamo che dalla sagrestia stanno in questo momento apprestandosi ad uscire per poi fare l'ingresso ufficiale all'interno della Chiesa Madre per la celebrazione, appunto la concelebrazione, il pontificale con Monsignor Angelo De Donatis, ricordiamo vescovo ausiliario, ricordiamo la diretta qui da Casarano, resa possibile anche, insomma, tra l'altro attraverso tutti coloro i quali, insomma, hanno voluto bene, vogliono bene alla nostra emittente, attraverso appunto il loro sostegno, gli sponsor che sono ovviamente essenziali per poter portare avanti questo tipo di manifestazioni, di conoscenze sul territorio della nostra emittente. Territorio il Salento, sappiamo, in questi giorni si parla di tante difficoltà, difficoltà che si possono superare, si diceva, proprio attraverso i ministri della Chiesa, attraverso una maggiore unione fra comunità, fra cittadini, fra istituzioni, e chiaramente questo dovrebbe portare poi ad una maggiore presenza
di una spiritualità all'interno della comunità cristiana, della comunità cittadina nelle varie istituzioni. Stiamo assistendo anche tra l'altro, anche attraverso le nostre dirette, avete avuto possibilità di seguire dei momenti essenziali attraverso la figura del prefetto, il dottor Claudio Palomba, insomma, che è stato veramente vicino alla nostra emittente e che ha permesso anche alla nostra emittente di dare un significativo impatto sulla società per la conoscenza di questi atti pubblici, sulla sicurezza, sul distretto turistico, iniziative forti che vogliono proprio mettere in evidenza come questo Salento in realtà ha bisogno di uno spirito nuovo. E oggi proprio con questa celebrazione vogliamo noi di Teleonda augurarvi un nuovo inizio, un inizio all'interno delle famiglie, all'interno di quelle che sono le comunità parrocchiali, all'interno delle comunità civili, delle città, delle amministrazioni comunali, della provincia, insomma, ecco, certamente possiamo augurare un nuovo inizio per una nuova vita, come se fosse l'inizio veramente di un nuovo anno con questa celebrazione proprio di chiusura, potremmo dire, di questo momento così importante. Ecco, ricordiamo che stiamo attendendo proprio l'ingresso in chiesa della processione dei sacerdoti della città di Casarano e degli altri presenti e facenti parte della forania e ovviamente anche coloro i quali fanno parte della diocesi che sono accorsi qui anche per salutare. Ed ecco, in questo momento sta per iniziare la celebrazione. Allora noi vi auguriamo di seguirla con attenzione, anche perché ci saranno delle forti riflessioni fatte anche dal nostro vescovo Monsignor Fernando Filograna per Monsignor Angelo De Donatis.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Saluti. A nome della comunità di San Domenico e di tutte le parrocchie di Casarano, a nome dei sacerdoti qui presenti, ma anche di quelli che per motivi della celebrazione festiva non hanno potuto partecipare, a nome delle religiose, le serve del Cenacolo e le suore della Maria Ausiliatrice, anche i fratelli del Cenacolo, a nome di tutti i servi del Cenacolo, a nome di tutti i fedeli della diocesi, voglio esprimere oggi questo abbraccio di gioia e di affetto nei tuoi confronti, Don Angelo carissimo, affidando il tuo ministero episcopale allo sguardo materno di Maria della Campana, di San Domenico e di San Giovanni Elemosiniere. Dopo l'ordinazione sacerdotale tu sei rimasto a Roma, ma il tuo cuore è rimasto qui e ricordati sempre che il popolo di Casarano ti vuole bene. Papa Francesco ti ha nominato Vescovo di Roma, ausiliare, e risuonano ancora nel nostro cuore le parole che ti ha rivolte in quella magnifica sera, quando ha detto: nel Vescovo circondato dai suoi presbiteri è presente lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, sommo sacerdote in eterno. E poi ti ha detto: è Cristo che nel ministero del Vescovo continua a predicare il Vangelo di salvezza e a santificare i credenti mediante i sacramenti della fede. È Cristo che nella paternità del Vescovo accresce di nuove membra il suo corpo che è la Chiesa. È Cristo che nella sapienza e prudenza del Vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna. E poi, proprio con il suo sguardo pieno di affetto, ha detto a te: quanto a te, fratello carissimo, rifletti che sei stato scelto e costituito nelle cose che riguardano Dio. L'episcopato è il nome di un servizio, non di un onore, perché al vescovo compete più di servire che il dominare. Le tue parole siano semplici, che tutti capiscano, che non siano lunghe le omelie. E mi permetto di dirti: ricordati di tuo papà, quando era tanto felice di avere trovato vicino al paese un'altra parrocchia dove si celebrava la messa senza l'omelia. Poi è stato bello quando ti ha consegnato l'anello. Non dimenticarti che prima di questo anello c'era quello dei tuoi genitori. Ecco, è emozionante riascoltare queste parole nella chiesa della tua infanzia, dove tante volte papà e mamma ti hanno accompagnato da piccolo per pregare, per presentarti a Gesù. Stasera voglio ricordare il tuo papà, come sarebbe stato felice vederti vescovo, e voglio abbracciare la tua cara mamma, i tuoi familiari che ti sono sempre stati accanto negli anni di seminario, quando noi stavamo insieme anche a Taranto e a Roma, e dopo, negli anni di vita sacerdotale, quando portavi a casa tua tanti sacerdoti amici e tua mamma li accoglieva sempre con affetto come figli suoi. Accanto ai tuoi familiari voglio ricordare, come ha fatto il sindaco Don Raffaele Martina, che abbiamo commemorato pochi giorni fa nel 25esimo della sua morte, e poi i maestri, i catechisti, tanti volti che ti hanno aiutato a crescere nella fede. Sicuramente alcuni sono ancora qui in mezzo a noi, pieni di emozione e grati al Signore. Fratello Don Angelo, come ha detto il sindaco, non tagliare le radici. Conserva nel cuore la nobile storia del popolo di Casarano, la sua voglia di rialzarsi continuamente, di abitare in modo pieno in un territorio bello, ma segnato anche da tante ferite. Io non conoscevo queste comunità parrocchiali, ricordo vagamente la tua ordinazione sacerdotale,
però in questi pochi anni che sono stato in questa bella chiesa di Nardò Gallipoli a contatto con le nostre comunità parrocchiali e con tutte le realtà che compongono l'intera società civile, ho imparato ad amarla sempre di più. L'affetto e l'accoglienza della nostra gente fanno crescere il senso di gratitudine innanzitutto nei confronti del buon Dio e il desiderio di donarci sempre più generosamente. Il Papa ti ha chiesto di servire la Chiesa di Roma, i sacerdoti, i fedeli, ma io qui interpreto il saluto di tutta la Chiesa diocesana e aggiungo al saluto l'affetto e la stima che Casarano ha sempre avuto verso i suoi pastori, li ha sempre accompagnati con tanto affetto. Allora puoi contare sulla nostra preghiera. Torna in questo lembo di terra per riposare durante le vacanze e per respirare un'aria impregnata di valori spirituali. Questa sera ci uniamo alla preghiera, alla tua preghiera, e ti accompagniamo con un grande abbraccio lungo la strada che farai per tornare a Roma. Tu facci giungere la tua preghiera e la tua benedizione. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa divina liturgia, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Thank you.
cieli e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli fu dato potere, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di maestà. Si riveste il Signore, si cinge di forza. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Il Signore regna, si riveste di splendore. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa, per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.
Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Errore di essere lungo e quindi devo stare attentissimo adesso dopo queste parole sia del Papa Francesco ma anche del Vescovo che me l'ha ricordato questa sera, però il cuore trabocca di tanta gratitudine, veramente una gioia immensa nel celebrare questa Eucarestia qui. Io ringrazio
il sindaco per le parole che mi ha rivolto. So che l'ho sentito dal primo momento in cui è venuta fuori questa notizia, che mi ha seguito, e ringrazio il sindaco di Mottola, tutte le altre autorità, e ringrazio il vescovo perché mi ha fatto un certo effetto stasera quando mi ha accolto, perché lui nel 70 mi ha accolto nel seminario di Taranto, era 2 anni più avanti di me ed è stato lui a introdurmi nella vita di seminario. Io ero molto silenzioso, a un certo punto lui mi disse: guarda che gli esercizi spirituali ancora non sono iniziati, quindi cerca di parlare. E quindi mi ha incoraggiato, e qui ci sono, ringrazio tutti i sacerdoti presenti, i seminaristi, e in quell'anno eravamo qui, siamo presenti Don Giuliano, io, Don Giorgio e Don Gianni dello stesso corso. Quindi ricordo anche tutti gli altri sacerdoti che mi hanno accolto in diocesi. E la prima frase che mi disse Don Raffaele quando gli chiesi: voglio entrare in seminario, disse: finalmente ti sei deciso, aspettavo da tanto tempo questa notizia, e fu contentissimo, ecco. E un grazie alle religiose che sono presenti, un grazie a tutti voi, a questa bellissima comunità eucaristica, a questa assemblea con cui questa sera, ecco, ci ritroviamo a celebrare questa eucaristia di ringraziamento pieno. Sono anche un po' commosso perché sono stato battezzato a San Domenico, ma la prima chiesa dove io ho imparato ad ascoltare il Vangelo è questa, perché da piccoletto, io penso mia madre, le zie, non lo so con chi, ero piccolo veramente, per la Quaresima venivo portato qui, non c'erano i banchi, questo me lo ricordo benissimo, ognuno si portava da casa la sua sediolina e questi predicatori straordinari salivano su quel pulpito e di là si ascoltava l'omelia, la predica della Quaresima. Ecco, io piccoletto qui con il mio sgabello ho iniziato ad ascoltare il Vangelo. Quindi è una cosa straordinaria ritrovarsi qui questa sera. E mi ha colpito, ascoltando la parola di oggi, proprio quest'ultimo versetto: ascolta la mia voce. Sono le ultime parole del Vangelo di oggi. E solo a partire dall'ascolto possiamo risalire alla verità e comprendere il senso della regalità di Cristo che stiamo celebrando. Capire questa affermazione così solenne di Gesù: io sono re. Come discepoli questa sera vogliamo ripartire dall'ascolto della sua voce, cioè dall'ascolto di colui che dice: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re, colui che ama, colui che libera. Allora chi è il discepolo? Il discepolo è un cuore che ascolta, ed è la grazia che chiediamo al Signore questa sera, perché solo così, se c'è veramente un ascolto profondo nella nostra vita, noi riusciremo a comprendere qualcosa della verità. Essere dalla verità, anziché asservire la verità a noi stessi, non è facile questo, noi lo sappiamo. E accogliamo allora l'ultimo versetto di oggi che contiene l'essenziale: io sono re e sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Che cos'è la verità? Che cos'è? Viene subito spontanea la domanda, come è stato per Pilato. Però Gesù non risponde. Tante volte nel Vangelo di Giovanni queste domande rimangono sospese, non c'è la risposta, ed è bene che rimangano così, perché ci inquietano, ci fanno riflettere. Gesù non dà una definizione, lui dà una testimonianza. Per questo sono venuto, per rendere testimonianza alla verità. Perché? Perché la verità non si dimostra, come non si dimostra l'amore.
La verità si testimonia, l'amore si testimonia. Come? Sicuramente con delle scelte, con dei gesti, ma soprattutto si testimonia con il martirio. È venuto per rendere testimonianza. Nel testo originale si dice è venuto per il martirio, per questo è re. È venuto per rendere testimonianza, ma questo testimone martire, di che cosa è voce? Che cosa ci testimonia Gesù? Di quale verità Gesù è l'annuncio? La verità testimoniata da Gesù è un padre che ama. Questa è la verità. La bellezza è il martirio dell'amore di Dio. Per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Possiamo dire sono venuto per il martirio, per testimoniare un Dio che ama. Questa è la verità che fa tremare il mondo. Noi oggi tante volte ci stiamo chiedendo come rimpostare questa nuova evangelizzazione, come, cosa poter dire al mondo di oggi. Io credo che le cose più fondamentali, e sono d'accordo, siamo d'accordo penso tutti su questo, la verità fondamentale è questa: cominciare di nuovo a dire al mondo guarda che c'è un Dio che ti ama, guarda che siamo tutti figli, guarda che siamo tutti fratelli. Questa è la verità che fa tremare il mondo, questa è la verità che rischiara, questo è il progetto di Dio, un Dio che ama, un Dio che libera con il suo sangue. Quindi la regalità di Cristo non risiede nel potere, ma nella testimonianza. Ringrazio il Vescovo che me l'ha ricordate queste parole di Papa Francesco. Episcopato è il nome di un servizio, non di un onore. Papa Francesco su questo continua a martellarci e fa bene. Ce lo dice continuamente, no? È un servizio, non un onore. Al Vescovo compete servire, non dominare. Perché? Perché l'unica forma di regalità di Cristo è quella di essere un re servitore. Chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Fa bene a tutti risentire questo stasera, perché dobbiamo ripartire da questo. Qual è il mantello regale di Cristo? È l'asciugatoio. Questo è il mantello regale. Quell'asciugatoio di cui lui si cinge per lavare i piedi dei discepoli. Quindi il nostro re non è sopra di noi, è inginocchiato ai piedi dei discepoli. Quindi il regno di cui lui ci parla è un regno di servizio. Il suo regno non è di questo mondo, non perché si disinteressa della storia, ma perché vuole creare una storia differente, una storia fondata su di una logica che è all'opposto. E la logica dei regni terreni è combattere e vincere. Purtroppo ne facciamo le spese continuamente. La logica di Gesù è accogliere e dare. I servi dei re combattono per i loro signori. Nel regno di Gesù non è così, accade il contrario, è il re che si fa servitore. Non sono venuto per essere servito, ma per servire, ed è un re che si sacrifica per i servi. Certo, Pilato non è in grado di capire tutto questo, non lo capisce. E allora ritorna alla domanda, dunque tu sei re? E Gesù risponde, io sono re. E Pilato farà scrivere questo sulla croce. Questo è il re dei giudei. Possiamo dire è stato profeta, perché il re Gesù è re, pienamente re, visibile sulla croce. Con le braccia aperte, spalancate, il cuore aperto, è lì che si dona tutto. Ecco la regalità di Cristo. E dopo questo dialogo Gesù, dopo questo dialogo Pilato presenterà Gesù alla folla e dirà «Ecco l'uomo». Ma proprio
può significare questo? Ecco l'uomo vero, ecco il più autentico degli uomini. Per questo è re, perché la regalità è quello che ci rende più umani, più liberi, più veri. E allora occorre pazienza, perché se vogliamo veramente condividere la regalità di Cristo attraverso l'amore, dobbiamo avere tanta pazienza e continuare a pregare: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Io credo che per tutti noi questa sera la grazia da chiedere sia proprio questa: Signore, allontana da me la menzogna, rendimi vero, rendimi trasparente, rendimi un uomo libero, allontana ogni forma di menzogna. Signore, io so che la verità mi renderà veramente libero, perché mi renderà pienamente figlio. Ecco la grazia che chiedo per tutti noi. Un'ultima cosa: il 21 novembre del 1982 Don Tonino Bello entrava a Molfetta come vescovo. E sapete cosa diceva in quell'occasione? Che cosa significa che Gesù Cristo è re e signore? Significa rifiutare gli idoli del potere, le suggestioni del denaro, il fascino delle ideologie. Significa combattere i soprusi dei più forti, le violenze degli arroganti, le assolutizzazioni delle strutture. E terminava: questo è il lieto messaggio che il Signore mi ha comandato di annunciarvi oggi. Ecco, con tutto il cuore vorrei questa sera dirlo anche a voi: questo è il messaggio che il Signore mi ha mandato ad annunciarvi, e lo faccio con tanta gioia e con tanta gratitudine verso ciascuno di voi. Così sia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Cristo è il Re dell'universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera, perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore.
Ripetiamo insieme: Gesù Signore, ascoltaci. Gesù Signore, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché unita in Cristo, mite Re di pace, esprima alla luce del Vangelo la giustizia nuova che Egli ha promulgato dalla croce. Preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per i pastori del popolo di Dio, vescovi, presbiteri, diaconi, perché siano imitatori di colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. Preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per la società in cui viviamo, perché riconosca in ogni essere umano la presenza del Figlio di Dio, che un giorno verrà a giudicare il mondo. Preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per tutti i fratelli che portano come noi nella loro anima il segno della contraddizione e del peccato, perché non esitino ad affidarsi alla regalità di Cristo, esigente ma liberante, preghiamo. Gesù Signore. Per gli uomini vicini alla morte, perché illuminati e guidati dalla speranza immortale ricevuta in dono nel battesimo, si aprano alla contemplazione del volto di Cristo, preghiamo. Ti preghiamo ancora, Signore, per Papa Francesco, che ha voluto vicino a sé, nella guida della Diocesi di Roma, il nostro Don Angelo. Aiuta entrambi nella missione che hai loro affidato e sostienili con il tuo Spirito, preghiamo. Gesù Signore. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, Egli sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto ed asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Elemosiniere e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo che presiede questa Eucaristia, il nostro Vescovo Fernando, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Signore scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione volevo ricordare queste parole che Monsignor Tricarico, un vescovo credo di Gallipoli, di una certa età ormai, sì, ha scritto una lettera molto bella verso la fine, dice: spero avrò l'occasione di incontrarti personalmente ed abbracciarti, ci uniscono oltre ai vincoli della consacrazione e missione l'appartenenza alla cara comunità diocesana di origine. Da bambino mi conduceva spesso mio padre alle bellissime campagne di Casarano, sempre verdi, odorose, con tanta gente meravigliosa, famiglie accoglienti e generose. Valeva la pena affrontare con il calesse quelle strade polverose, ma sempre animate e ridenti. Dio benedica le nostre terre e riporti accresciuto il fervore di fede che ha animato luminosamente per secoli la vita di tutto il suo popolo. Volevo riportarle a voi perché mi hanno fatto bene queste parole e le confermo. Proprio chiedo, ho chiesto al Signore che aumenti ancora l'accoglienza, perché siete gente meravigliosa, gente generosa. E in questi anni, come mi è stato ricordato prima, veramente non mi sono mai sentito solo, perché ho avvertito alle spalle sempre una comunità viva, una comunità che mi ha sorretto. Ecco perché le radici non sono state tagliate. Noi siamo un po' come gli ulivi. Gli ulivi, anche se adesso stanno attraversando un brutto periodo, però speriamo che si superi, però le radici scendono in profondità, ecco. E quello permette di avere linfa. E questo l'ho sentito, lo avvertirò ancora di più in questo momento per quest'altro servizio che la Chiesa mi chiede. Quindi vi ringrazio con tutto il cuore. E vi assicuro che la preghiera, come vi ho detto in altre occasioni, per le vostre famiglie, per quello che vi sta più a cuore, non manca nelle mie giornate. Soprattutto la sera, prima di chiudere la giornata. Quando dico sempre al Signore una preghiera per tutte le persone che mi aiutano a diventare più uomo, più cristiano, più prete, più vescovo adesso. E quindi ci siete sempre. E poi ho scelto, sia nel motto ma anche nel pastorale, avete visto, un frutto, il melograno. Questo ha suscitato un po' di meraviglia, ma è molto bello secondo me questo simbolo, perché il melograno è fatto di tanti chicchi e i chicchi stanno insieme perché c'è il succo. Se non ci fosse il succo, quei chicchi morirebbero subito. Noi siamo così, la nostra comunità è così. Noi siamo tanti chicchi diversi, ma possiamo stare insieme perché c'è lo Spirito Santo, c'è il succo dell'amore. Ecco perché la frase di Sant'Ambrogio, nil caritate dulcius, non c'è niente di più dolce della carità. Perché la carità, l'amore di Dio che ci fa vivere. E questo è l'augurio che vorrei lasciare questa sera a tutti noi, che nessuno si ripieghi su se stesso, che ci sia veramente comunione nelle nostre comunità, nei nostri presbiteri, nelle nostre famiglie, nel nostro paese, nei nostri paesi. E la comunione c'è se c'è l'amore di Dio, se c'è lo Spirito, se c'è la vita. Se non c'è la vita, si blocca tutto. E allora io ho pregato per questo stasera, perché non manchi a tutti noi la vita, che è la vita di Dio. Grazie per questa Eucaristia così,
così veramente partecipata, ho vissuto un momento intenso, ringrazio ancora tutti, cominciando dal Vescovo, tutti i sacerdoti, tutti voi, la comunità di Casarano, la comunità, le comunità presenti, e camminiamo, come il sindaco ci ricordava all'inizio, insieme per fare questo tratto di strada senza venire meno alla speranza, perché nessuno ce la rubi, anche se i momenti che stiamo vivendo sono difficili e sicuramente faticosi, ma questa speranza che Cristo ci dona anche questa sera rafforzerà i nostri passi. Buon cammino a tutti. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Monsignor Denodatis si ferma ora ai piedi dell'altare per salutare tutti quanti noi.